questa è una sigillatrice per pacchi. Praticamente si metteva lo spago al pacco, si infilava nel piombino e poi si chiudeva per sigillarlo, in modo che il pacco non fosse manomesso. Questa invece è la scatola che consentiva di vendere le sigarette sfuse. Come si vede dal cartello, non si potevano vendere sigarette che costassero più di 10 lire l'una, quindi soltanto le sigarette meno care si potevano vendere sfuse. È un'attività che probabilmente è nata negli anni 30-40, assegnata a una vedova di guerra della Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo documenti risalenti al 1964 che risalgono a una prozia, a una mia prozia che si chiamava Evangelisti Albertina. È un'attività che è passata di anno in anno sempre a donne, di due rami della famiglia, però sempre donne. La mia mamma, la prozia e l'altra era la bisnonna. Attualmente l'attività è molto cambiata, una volta si tirava sulla serranda e si accendeva la luce, adesso invece dobbiamo accendere 10 computer, 10 password diverse e tanti servizi diversi che sono molto impegnativi, da pagamenti bollette, bolli, giochi, il superenalotto, il lotto, le sigarette naturalmente, e poi si amplia perché d'estate si vendono giocattoli, si vende profumeria, vendiamo anche articoli per il mare e cartoline, anche se ne vendono poche. Tra l'altro le stampiamo, facciamo stampare noi con le foto che fa mia sorella. La gestione adesso è mia, con mia sorella e le due ragazze che lavorano con noi d'estate. Ancora adesso è gestita da sole donne, con qualche collaboratore che sono mio figlio e mio cognato.